Allora, oggi dobbiamo assolutamente parlare della nostra applicazione preferita per seguire tutte le partite di calcio. Lo vuoi dire te? Assolutamente sì, ragazzi, parliamo ovviamente di OneFootball. OneFootball è un'applicazione scaricabile gratuitamente sia su iOS e sia su Android. Vi lasciamo il link in descrizione così potete andare a darci un'occhiata, ma io direi adesso di far vedere a tutti di cosa stiamo parlando. Facciamo una panoramica generale in modo Vai! tale che vedete poi come è veramente questa applicazione, ragazzi. Diciamo subito che è un'applicazione molto semplice E ed intuitiva, intuitiva, assolutamente. assolutamente. Allora, consenti le notifiche push perché è veramente Assolutamente. molto importante, perché con le notifiche potete ricevere in tempo reale tutte le notizie sul mondo del calcio, ma anche i risultati delle partite in corso. Quindi è una cosa veramente bella. Ovviamente vi fa scegliere la vostra squadra del cuore, noi andiamo sulla Roma. Clicchiamo sulla Roma, ragazzi, E perché insomma. cliccate sulle notifiche perché così poi vi arriveranno appunto le notizie della vostra squadra. Ma potete scegliere praticamente altre cose, quindi la Serie A, se volete seguire l'Europa League, la Champions League, la Coppa Italia, noi mettiamo tutto, metti Noi tutto. mettiamo Serie B, Champions League, Primera Division Liga, E quindi anche Premier Premier League League. e selezioni, vai Ovviamente qui sotto avanti. c'è Esplora competizioni perché Ce ne non ci sono sono tante solamente queste, ce altre, ne sono ovviamente. tantissime altre. Facciamo inizia. Quindi poi potete tranquillamente scorrere su tutte le notizie e vedere quelle che vi interessano. Ragazzi, è un'applicazione completissima. Adesso siamo nella schermata principale della nostra squadra del cuore. Se guardate in alto a destra abbiamo attivato la campanellina perché appunto vogliamo ogni singola notizia che esce sulla Roma in push, che significa che il telefono praticamente vi manderà un avviso ogni volta che ci sarà una notizia. E ve lo ricordo anche per i risultati delle partite. Ma guardate che bello, le notizie della squadra. Possiamo esplorare la stagione della nostra squadra del cuore e quindi vedere una marea di statistiche e poi addirittura andare sulla squadra vera e propria e guardare ad esempio ogni singolo giocatore tutte le sue statistiche. Se volete un'applicazione completa, questo è quello che fa al caso vostro. Link in descrizione, ricordiamo che l'applicazione è gratuita sia su iOS sia su Android. Non ci resta che darvi appuntamento al video che sta per arrivare e niente, buon divertimento. Con OneFootball, ragazzi. Ciao! Io non credo ai miei occhi. Non so se hanno notato già che il joystick è diverso dal solito. Controller per la PS3 in occasione del derby Roma-Lazio. Ragazzi, abbiamo deciso di giocarlo niente poco di meno che su PES 2000 PES otto. 2008. Non aggiungiamo altro perché io non mi ricordo come ci si gioca, Guarda, non mi sinceramente. ricordo nemmeno io, mi ricordo solo che è il primo PES per la PlayStation 3. Ecco, quindi potete solo immaginare. Diamo Andiamo via alla la sigla. sigla? Vai. Io l'ho fatto piano Sfiga, piano, però ecco, schiacciato tutto, ma non me ne frega un questo sti cazzi, cazzo! Questi sono per la sinceramente. PS3, ma guarda, sono leggeri, hanno una maneggevolezza che è Infatti, un qualcosa di va proprio easy sta esagerato. Non cosa, è dobbiamo fare vero, giocolieri, dobbiamo giocare a PES 2008, quindi. Siamo ma dobbiamo tornati. salutare, ciao ragazzi, Ciao, ciao. scusate. Siamo tornati su PES 2000. Oh no, tornati no, siamo arrivati. Arrivati. Campionato Master magari. Ritorno al No, futuro, vai aspetta. sopra però. Campionato porca No, basta andare sopra, li stai a allenamento. vedere tutti, ecco, esibizione. Esibizione, che è una cosa zozza, che è una Marnite Club. Ma che cazzo. Ok, ma dobbiamo scegliere chi gioca per la Roma e chi gioca per Guarda, la Lazio. tu la Roma gioca in casa, giusto? Sì. Vai, lascia così, io mi prendo la Lazio. Perché io sono la maglia della Roma. Dai, Dai, dai. allora, Lega cazzo. Mamma mia, Lega Afa, cazzo. guarda che aspetta, ma ti ricordi chi ci stava? No, no. Comunque pure la Lazio non mi sembra La Lazio male, non è male, ma porca miseria. eh. Allora, primo, che è sta roba? Mi va bene così. Dai. Meyer, madre. Metti se c'è sta l'Olimpico, e E beh, cazzo, beh, ci sta. ragazzi. Campione, 10 minuti casuale, va bene Tempi così? supplementari e calci di rigore direte no. No, assolutamente no, perché c'hai ragione, se no andiamo a finire a fare cose zozze. Il tipo di pallone va bene Va quello. bene. Mamma mia, raga! Doni! MXS1 No. Panucci Tonetto! Io c'ho Ballotta ancora. Pizarro, Giuli, Manzini, Perrotta e Totti. Mamma mia, ma questa è la Siviglia. Roma dei Spalletti! Io c'ho Ballotta, Siviglia è andato Berami Zauri, Ledesma, Scaloni, Del Nero. Meknì, Panda e Verrocchi.
Oh, ma io c'ho Taddei! Fermate! C'ho Esposito! Sara ancora giocava qua. Ma che cazzo è Freddy? Non oh, dà, non dà! Shabanin non dà, ma come si vedeva? Ah, si vedeva Carriso solo... Carriso qua c'aveva 23 anni, madonna. Madonna, davvero? Oh, Barusso. Fermo. Oh, c'avessi un portiere buono, cioè tutti male stanno. Ok, abbiamo scelto le formazioni, ma fammi vedere gli stati di forma. C'ho Pizarro che sta male, Mancini che sta bene, Tonetto che sta a palla e in panchina, vabbè, poi si mamma vedrà. Mamma mia, c'hai Giulia e Mauro Esposito. Qualche cambio si farà, sei pronto? Sì, mamma mia, diciamo di sì, porca mia, raga. Mamma mia, questa formazione, dai, iniziamo sta partita, va. 4-4-1-1, 4-3-1-2, dai che cominciamo la partita. Mamma, sei emozionato? Mia, guarda le bollicine sul 2008. Le bollicine del 2008, vedi le grafiche vecchie come facevano mamma la mia difference. Che ne pensi di questo derby in chiave, diciamo, un me po' non mi ricordo antica. Cosa gioca ancora con le freccette. Ma che cazzo ne so, sai che non mi ricordo? Se giocava con le freccette qua, ma... Ma sei sicuro che se giocava con le freccette? Dai, sicuro. Ma quanto ci mette per caricare? Mo ce la farà. Ecco, vedi. Guarda, guarda l'Olimpico come scatticchia! Mamma mia! Ma che è sta roba? Che grafica scatterella! Mamma mia, guarda, 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 guarda! Oddio, chi è questo? Ma che cazzo è sto? Ma che è ste? Ma perché ste grafiche discoteca? Non lo so. AS Roma versus Lazio esibizione. Però l'Olimpico è pieno e barriere ancora non ci stavano. Ma no, hanno levate, hanno rimesso, hanno rilato. Pronto? Sì, sì. Io non mi ricordo se si gioca con le freccette, quello che ma cacchio. Ma sicuro si gioca con le freccette. Guarda, guarda, Perrotta e Totti. Prepa. Come cazzo si batte? Ah. Vai, vai. Oddio, guarda. Oddio. No, 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 no. Si può giocare pure con. Pure con l'analogic. Cioè, che ti mi fa? Vedi mal di testa sta grafica? Ah, tira! Ma no, di capoccia, ma che hai fatto? Mamma mia, Zauri. Prendetelo! Buona la palla, buona la palla! Mauri, non il pallonetto! L'hai deviata, però! L'ho deviata, sì, e che te faccio passare? Guarda, 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 Vodafone, pure lo sponsor! Drogafone! Allora, guarda, 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 guarda che scatta! Ta. Bella! Fuori! Mamma, ma che è sto pallone? Non si può guardare! L'avevo spallonettato, però, eh! Ecco, stavo a cambiare pure io il giocatore. No, come si cambiava il giocatore? Butta via, dottore. Chiamo il dottore. E se io cerco la sciocca. E calcio tanto. Te risbatto da pure addosso. Guarda, 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 guarda con gli scattini. Allora, Taddei che tiro, mamma mia. Marco Ballotta, oh, che cazzo. Ancora c'hai il Ballotta. C'ho Ballotta che Gesù sta pure Cristo male. Allora, cerchiamo un corner. Non mi ricordo come si fa. Vado un po' a casaccio. Vado un po' a casaccio. Oddio, ma pure convulsioni. Qua era bello perché... Tiro! Che tiro! Che schifo! Vabbè, Francesco, ma che cazzo hai fatto in faccia? Ma era Totti? Sì, che era Totti. Ma chi è questo capellone? Non è Mancini quello. Ma che con i capelli così non me lo ricordavo. Non guarda, guarda, passaggio. Tiro! Uscita un po'. Ma perché scatticchia? Io non sono abituato più ai scatti. Ma noi giocavamo a sti giochi da piccoli. Ma da piccoli, insomma, qualche anno fa. Non scattava così, era 10 anni fa. Mancini. No. Ma il pressing qua si faceva col quadrato. Ma chi si ricorda qua? Mamma mia. Ah, ecco, come mi sono ricordato una cosa che si faceva con R2. Lo scatto, quello poderoso. Si faceva? Sì, sì, era qua, era qua. No. No, di testa, io volevo tirare al volo. Meno male, ragazzi. Sì, ma è tutto un pertugiato. Non si passa. No, mi si sono parlati i giocatori. Il tiro. Che cazzo. Ma che ho fatto? L'hai mandato in tribuna, oh. È Rodrigo Taggay. Allora, guarda, guarda, passa, guarda che ho fatto. Mi sono inserito Zauri, e poi qua ho provato il tiro che è uscito di qualcosa. Oh, non sei via, non sei via. Gira Manfredini, prova la. Mamma mia, ma che è sto schifo? Ma che hai fatto? Cioè, ma non lo so. È Pisellini. Però non sembrerebbe. Oh, quasi, palle, ma tocca rivedere tutto. E spegni un po' start. No, no, ho spinto, spinto. Ma che è sto passato? No. Mamma mia, Skoran Pandev. No! La palla in mezzo è buona. Oddio! Mamma, come ci si è buttato. Butta via, va. Oh, forse riparto. No, ma non riparto. Guarda Mancini, guarda Mancini. Dai, c'ha un dribbling che è un qualcosa di sensational. Mamma mia, stavo per rifatto il lancetto lungo. Ho fatto molo purgo. Io mi sa che cambio modulo. Secondo tempo di emozione. Monte purgo, basta. So sicuro che te prendi. Mamma mia, guarda Manfredini come quanto se lo cazzo lunga. Corre sto Cristiano. Corre bene, corre mamma bene. Mamma mia. Oh, ho sbagliato.
solo? Scaloni! Ma che cazzo di dire hai fatto? Guarda, guarda là! Non Mauri. Guarda la palla! No! Rocky! Mamma mia, ancora il pallonetto alla pianta! Ma via, ragazzi! No! No! Mi sei fermo davanti! Ma che hai parato? Ma non ha parato! Era un sacco di... Era un borsone praticamente. Ma che borsone? Hai guarda, guarda, se l'è fatta butta addosso. Se l'è fatta così. Ho capito, hai parato. Ma che vuoi? Cioè io lo so. Te lamenti che hai parato? Ballotta. Ma come ha parato? Te faccio vedere io. Guarda, guarda. Che era? Che schifo. Guarda, torna la levata. Dagliela. No, no, così sì, bello. Ho segnato il derby. Perrotta diciamo che sarà Nainggolan, perché diciamo che per il ruolo sono molto simili. Il trequartista incursore esulta, e lui è Gustavo Perrotta. No, Simone. Guarda, t'ho chiappato, guarda, passaggio, qua sono stato bravo. Guarda, i dribbling si facevano meglio, guarda che roba. Gol! E Perrotta, quando caga, s'accappotta. Sgrotta, no vabbè, era un grande, per carità. Grande, andavate a fare una rima un po' particolare. Ah, guarda, ci stanno le cose. Vedi i replay, quelli proprio che... Guarda la rete, andiamo avanti, va. Oddio. Roma che passerà in vantaggio. Che aiuto, bello. Aiuto. C'hai ancora un po' di tempo però, esattamente. Tira le notti a pallone. Fuori gioco. Oddio. No, scusa, ma hai visto che t'ho fatto un tiro a pallone? Ma guarda Ballotta dove è andato! Guarda. Non te lo far rivedere! Guarda che stanno a fare. Non si Mauri, via. Non si via. Esalta, no, mi si sta via tutto il difensore! Tutto il difensore! No, cioè non tiro più, guarda. Ma tu da fuori non ci per segnare. Guarda come cazzo, ma hai visto che hai fatto? Hai fatto un passaggio. Mamma mia! Ha tirato, però bene, E poi invece è andato. Ma lei visti così, per favore, mi fai perdere 3 ore. Mamma Julie, è velocissimo. È un tappo di bottiglia. Guarda, no, come ha fatto? Tira, ma che cazzo? Ma perché? 3 occasioni così. Butta via. È solo. Ma vaffanculo, ma che cazzo? Mamma mia, ma che c'hanno al posto dei piedi questi? Trapezoidi, no. Cioè, ma io non lo so. Ma chi vuoi c'ha la minchia? Ma minchia. Che cazzo? Ma guarda, ma mi è cascato. Il mio è caduto. È andato a terra così, ha crollato e non si sa quello che è successo. Vaffanculo. Butta giù, va. Eccolo. Guarda se, vabbè, non è possibile. Eccolo. No, che so, si. Dove va? Mamma, che pallone! Cazzo hai fatto? Ma visto che ha fatto? Guarda, ho detto sto solo davanti al portiere, mo ce l'ho mandato, dico mo pallone, guarda che cazzo! Touchdown! Mamma mia, che schifo! Touch, che schifo davvero! Ribatti veloce subito! Quanto recupero ha dato? Ho vinto! Il derby di Roma! Il derby di Roma lo porta a casa! Simone Perrotta, ossia Raja Nainggolan. Guardalo, eccolo! È lui che ha deciso la partita. Pare passata una vita, sono passati 10 anni effettivamente, che non è 8, 9. 10 anni. 2008 diciamo. Questo sarebbe 2007-2008. Sì, in pratica sì, 10 anni ragazzi miei. Io direi, se volete, andiamo prima a vedere i tiri. Sì, vediamo. Voglio vedere quello che è successo. Allora, 8 tiri, 3-2, ho vinto 1-0. Sono stato grandissimo. Gazzenda, che è Gazzenda? Vabbè, ragazzi, se volete un nuovo pronostico gameplay retro sui vecchi giochi per la PlayStation 3 o 2 o 1 o 0, quanti like prossimo video? 2000 like, ragazzi. 2000 like e arriva proprio un altro pronostico gameplay sui big match di Serie A, di quelli esagerati. Quindi mi stavo strozzando. Mamma mia, sento, guarda, non c'ho più voce. Si sto strillando troppo, vai. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ragazzi. Basta, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Speriamo che vi siete divertiti. Io soprattutto mi sono divertito. Tu certo, però mamma va bene, madonna, proprio. Ecco. Ciao, raga. Bella.